Non è una buona notizia, è una proposta a ribasso, nel senso che sono previsti tagli sia alla politica agricola che alla politica di coesione. Tagli non banali, si parla di un 5-6%, per l'agricoltura significa circa 2,7 miliardi di euro all'anno in meno, che sicuramente non è una buona notizia per gli agricoltori e soprattutto non è corretto che gli agricoltori paghino per il buco lasciato dal Regno Unito con la Brexit. Detto ciò, ci auguriamo che ci possa essere nel negoziato un avvicinamento alla proposta del Parlamento, che aveva chiesto un molto più ambizioso contributo da parte degli Stati membri all'Unione, non quello timido 0,1 proposto oggi dal commissario Oettinger, ma arrivare almeno allo 0,3 proposto dal Parlamento. È evidente che se passasse la proposta del Parlamento non ci sarebbero bisogno di questi tagli così importanti sia all'agricoltura che alle politiche di coesione. L'augurio è che in questo negoziato possa il governo italiano, quando ci sarà, il più presto possibile, fare la sua parte insieme a Francia e Germania per riuscire a contenere questi tagli e magari garantire uno sforzo in più per un'Europa che giustamente, a nostro avviso, chiede più risorse per le nuove politiche, per le politiche migratorie chieste a gran voce dal nostro paese, per le politiche che finalmente mettano in atto un minimo di difesa comune, che chiedono più risorse. Buona la notizia del raddoppio delle risorse per i programmi Erasmus. Insomma, un'Europa che fa più interventi è un'Europa che ha bisogno di più risorse.